Bella ragazzi, qui è Ron e bentornati. Eccoci qua, siamo di nuovo qua con questo live XL. Siamo in live, come proprio il live che ho fatto, non so, adesso 10 giorni fa, 2 settimane fa, in base a quando caricherò questo video. Ho visto che vi era piaciuto e ho voluto riproporvelo. Questa volta però siamo tornati su MW2. Votiamo Sabase, ma tanto penso che non la voterà nessun altro. E siamo tornati su MW2. Come vedete anche dall'account, ci avrò giocato tipo una volta sola da quando è uscito MW3. Quindi è tantissimo tempo che non ci gioco. Ci ho fatto un po' di partite per riprendere la mano. Adesso mi sento abbastanza caldo con la manina. E quindi facciamo partire questo live. Sarà un ipotetico quarto d'ora, perché adesso dipende. Conto sempre un due partite da giocare con voi, in compagnia, in live, in diretta. E niente, andiamo a vedere un po' come va. Ovviamente giocherò con lo sniper, sì, perché boh, su MW2 mi ricorda proprio lo sniper. È proprio fatto apposta per lo sniper. Un attimo che sistemo qua. Ok, partiamo. Vediamo su. Oddio, che ci fa? Cos'è? C'era messo a guardare qua, l'ho appena iniziato. E niente, adesso mi scuso perché. Già in principio, perché con lo sniper, insomma, ci vuole un po' più di attenzione, bisogna essere un po' più precisi, quindi probabilmente il parlare non sarà così sciolto come è con le armi, con tutte le altre armi, dove magari non ci si pensa neanche tanto. Adesso, più che altro, cercherò di farvi vedere, ad esempio, questa ninja. Vuole. Vi farò vedere un po' cos'è, un po' cosa penso al momento mentre gioco, senza parlarvi di argomenti particolari, anche perché questo video probabilmente uscirà dopo un commentary che devo ancora registrare. Oddio, aspettate. Hitmarker. Dov'è? Ole, preso. Uscirà dopo un commentary che, cioè, nel momento in cui vedete questo video, il commentary sarà già uscito. Aia, aia. Il Famas, cavoli. E quindi. Voilà. E quindi niente, ecco, devo tenermi gli argomenti per quel commentary, mi sto anche impappinando e niente, questo qua adesso cercheremo un po' di vedere un po' come vanno le partite, anche perché con lo sniper non è molto consigliato. Hitmarker ancora, che cavolo. Quello di lì non è andato, avrà fatto il giro. Vediamo se ha fatto il giro, ha fatto il giro, l'hai preso. E niente, è veramente tantissimo tempo che non gioco a MW2. Saranno mesi, mesi. Come vedete anche dall'account, avrò giocato una volta per sbloccarmi. Oddio, eccolo lì. Non l'avevo visto. Per sbloccare il gioco di prestigio una volta sola. E poi questa qua la seconda volta. Però avevo voglia di giocare a questo gioco. Intanto questo qua non lo sto prendendo. Non lo sto prendendo. La finisce di correre a destra e a sinistra. Cavolo, non riesco a prendere. Dov'è finito? Oddio, olè. È veramente tantissimo tempo che non giocavo, però stasera voglio giocare a questo gioco. Ho fatto un po' di partite per riscaldarmi all'inizio. Ah, che cavolo, antidolorifico. Oddio, coltellino da lancio. Non lo voglio rivedere. Non voglio rivedere l'umiliazione che mi sono appena preso. Dov'è finito però questo? No, niente, è sparito. Così. Va bene. Oh! No! No! Stavo per fare il jump shot, ho fatto hitmarker. Non ci credo. Mamma mia. E vabbè, niente, comunque, boh, comunque ho fatto qualche partitina adesso prima di partire con questo live, sempre un po' per prendere la mano, perché comunque giocare con lo sniper, sebbene magari sono un po' abituato ultimamente su MW3, non è molto diverso da MW2, intanto ok, bisogna sempre prendere la mano perché sembrano simili ma non lo sono gli sniper, quindi bisogna sempre stare un po' a prenderci la mano qualche partitina, intanto qua perché c'è. Oddio. Ah, non era lui, c'è qua il contrattacco, sì, l'interferenza, c'è qualcuno qua vicino, ma. Ah, è andato lì dietro quello. Granatino, Semtex. Preso, infatti. Vabbè, era lui, sì, forse era lui, sì, era lui probabilmente. E niente, ecco. Sabbath, tra l'altro, boh, è una mappa che non è che mi è mai piaciuta più di tanto, infatti l'ho anche votata prima, però. È abbastanza tranquilla come partita, oddio. Dov'è? Boh. Attimi di silenzio. Devo capire da che parte sta andando. Oddio, eccocelo qua. Niente, lisciato. Arriverà da qua sotto. Non arriva da qua sotto. Dov'è finito? No, sono ancora di qua. Ecco, infatti, era lì. Eccolo lì.
Adesso devo... Quando non... Perché la gente è ferma? Trovo gente ferma. Ancora lui. Oddio. No, 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 non uccidermi. Non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi. Vai. Non so neanche che ricompense ho. Adesso c'ho... Ho l'UAV, l'Arrier, adesso cosa avrò? Il payload? C'è il payload. Oh, che figata. Ricompense assurde per lo sniper, che solitamente non le uso mai. Probabilmente le ho tenute da... dall'ultima volta che avevo giocato, non avevo neanche cambiato, però abbiamo preso il payload e quindi adesso probabilmente inizierà a fare un po' di macelli. Intanto mi ha distrutto. Ah, mi ha distrutto l'Arrier, che cavolo. Ecco lì, vai. L'importante è che il payload va, perché il payload devasta. Il payload sta devastando. Adesso vabbè, comunque l'abbiamo quasi preso un buon distacco. Olè. Un altro. Ancora stanti dolorifico. Oh! Basta. Ok, raccogliamogli l'arma, che non c'ho più munizioni. Ok, abbiamo ricaricata. Non capisco dove arrivano, perché vabbè, l'audio non mi è favorevole, anche soprattutto mentre commento, quindi... E lì abbiamo anche il radar disturbato. Oddio. Ma no, ma ero in mezzo... Ma vediamola come cazzo ha fatto. Ero in mezzo alla strada. No, ma ha preso proprio la... A pelo, a pelo. Manca una kill. Probabilmente me la fa il pelo, perché... ora che trovo io qualcuno... infatti... È andata via la prima partita così. È andata via 33. Ustia. Bella partita comunque. Un buon risultato per essere la prima partita. Mi è andata anche abbastanza di fortuna, perché il payload ha devastato abbastanza. Comunque un'ottima partita. Dai, la prima è andata bene. Adesso vediamo che cosa ci capita. Aspettate che mi faccio un sorsettino di Red Bull. La Red Bull, non so se vi piace, però sveglia, vi attiva i sensi. Non so perché. Io lo uso sempre. Ah, aspetta, tanto c'è Wasteland. Wasteland è ottima per lo sniper. La Red Bull è un segreto personale. Vi sto dicendo un segreto personale. La Red Bull, ragazzi, vi sveglia, che è una meraviglia. Cioè vi attiva, cioè personalmente mi tiene molto attento sul gioco. Magari quando si gioca magari intanto giochi molto alla buona, stai quasi mezzo bioccato quando giochi. Invece se vi bevete una bella Red Bull prima, vi tenete talmente svegli, talmente attenti, che anche i riflessi così vi aiutano molto. Quindi, ecco, io ogni tanto quando sono abbastanza assonnato mi bevo una Red Bullina e niente, vabbè, lasciamo perdere questi segreti del mestiere. Ecco, uno si droga di Red Bull per giocare a Call of Duty, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Wasteland abbiamo adesso, speriamo che... Però da come ho visto questa partita non è che siano molto dei nemici che a cui piaccia rushare particolarmente. Abbiamo contro uno sniper che è Panic Worm. Gli altri bene o male sono gente che si piace mettere con una tenda da qualche parte disperso nella mappa, o con armi tipo FAMAS, così. Quindi solitamente Wasteland sotto nella cava, lì nel bunker, si riesce a fare qualche bella feed con lo sniper, però... A quanto pare dai nemici non prevedo grandissime feed, perché non penso che tutti iniziano a correre lì sotto. Ecco, adesso ho preso il Barrett, giusto perché almeno facciamo una partita con l'intervention e una col Barrett. Non ho neanche visto i perk che ho messo sulle armi, perché le ho fatte qualche minuto fa. Non ci ho neanche pensato. L'importante, ecco, adesso è il live che conta, non tanto le armi e quant'altro. Intanto adesso sto vedendo effettivamente che qua in mezzo alla mappa non c'è nessuno, sono tutti ai bordi. Dove sono? Oi? Dove siete? Oddio, lì. Oddio, mi sta... Prendilo, No, ecco, perfetto, perfetto. È arrivato quello da dietro, man. Ah, mi tocca andare a cercare io, cazzo. Non c'è nessuno. Dov'è la gente? Non ho visto passare, eccolo lì. Dai, esci. Esci. Niente. Oh, ma dov'è la gente? È impossibile, non c'è nessuno. Ah, eccolo lì. Eccolo lì. Olè, prima kill, ce l'abbiamo fatta. C'è uno che ha già 5 uccisioni, io per trovarne uno. Ok, no, pian pianino. Ecco, Wasteland è tipo la mappa che quando la gente campera puoi benissimo prenderti...
una copertina e ti abbiocchi proprio perché non troppo grande, la gente non si trova. Adesso andiamo a fare un giro al di fuori del centro mappa, magari girando attorno qualcosa troviamo, ecco, tipo, oddio, eccolo lì. Va dove si mette la gente, va dove si mette la gente, alla finestrella della casetta. Oh no, non l'avevo visto. Che cavolo, quello lì vive con l'antidolorifico in corpo, è impossibile, cavoli. Aveva il corpo giallo dell'antidolorifico, ancora. Adesso dice. No, sta arrivando da dietro. Non arri arriva da dietro. Ancora! Ancora! Oh! Muori! Ok, è morto. Incredibile, oh. La metà c'hanno antidolorifico. Questa è una delle cose che, ecco, tipo di MV2 non è che apprezzi più di tanto, le UAV. Perché sì, MV3 l'hanno sistemato. Sotto questo punto di vista MV3 è personalmente. Vaffanculo. È personalmente molto migliorato sotto questo punto di vista. Non c'è mina vagante, non c'è uomo esercito, l'antidolorifico, ecco, insomma, neanche quello. C'ha i suoi problemi, come è ovvio che sia. Intanto lì, porca. Se avessi una Sentex, infatti, la granata è rotolata avanti. Ancora! Basta! Basta, non c'è. Tutti antidolorifico hanno. Che cazzo è? Vabbè, non stiamo qua a parlare dei problemi dei giochi. Alla fine ci giochiamo e vaffanculo. Ecco. No, che arma aveva? No, ragazzi! Attenzione! No! Cosa ho visto? Cosa ho visto? Aveva il cardiorivelatore e l'ACOG. Non ci credo! Da anni che non vedevo armi così conciate su una persona. È questo, è questo! Oddio! Ce l'ha anche nell'emblema! Ce l'ha anche nell'emblema! No, ragazzi, sto troppo ridendo. C'aveva anche nell'emblema il cardiorivelatore per dire io uso il cardiorivelatore. È troppo epica come cosa. Ogni tanto trovi in giro della gente che fa troppo ridere, però vabbè. Vabbè, dai, siamo sotto di una kill. Oh, ma la gente dov'è? Mo la vado a prendere. No, Predator, prende me. Prende me. Non pre prend prend prende me, classico. Classico, cazzo. Ah, dai, dai. No, no, tanto la dobbiamo vincere per forza. La dobbiamo vincere per forza perché non si può non vincerla per forza. Che cazzo, mi suona anche il cellulare, raga, scusate. Ecco qua. Dai, olè. Quello lì è quello di prima, cioè vedi. Un altro. Si piazza in da qualche parte nella mappa, tipo nell'angolino si sdraia questo cardiorivelatore. Esatto, hit marker. Dai, dove sei? Olè. È sempre lo stesso, non lo so io, certo. Come fa la gente a giocare così, però vabbè. Hit marker. Fa niente, fa niente, fa niente. Oddio, è qua. Oddio, era qua sdraiato per terra. Olè, stiamo arrivati all'arrier. Dai, abbiamo due kill, prendiamo il pavilò. Col pavilò devastiamo tutti, cavoli, speriamo. Wav, dove? A sinistra, eccolo lì. Preso. Oddio, panic worm. No, 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 non uccidermi, non uccidermi. Non uccidermi. No, no. Via, vaffanculo, spas. Ammazzalo. Oh no, preso. E che cazzo? Oh, ma non si può, eh. Preso, vaffanbagno. Un altro cazzo, devastiamo tutti. No, non riesco a prendere. Oh, dov'è? Ok, no, mi hanno ucciso. Mamma mia, che momento concitato. Non si poteva. Cazzo, tutti antidolorifico, non si poteva così. Adesso abbiamo il Pavlo. C'hanno. L'Arier, non so se n'è andato, non ho visto se n'è andato o me l'hanno distrutto, però abbiamo il Pavlo che ci dà una mano. Mancano 9 uccisioni. Dai, abbiamo rimontato abbastanza con questa ultima. Con l'ultimo exploit. Adesso devo soltanto capire dove sono. Dai. Ah, ecco uno lì. E tanto. Sta arrivando. Eccolo lì. No, mannaggia. Però non è che la stanno giocando molto benissimo, sti nemici su Wasteland. Cazzo, ognuno è nascosto in qualche angolo della mappa. Non si può. Ecco, manca l'ultima kill. No, 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 no. No, 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 no. È ancora. Sono arrivato vicino. Mo' l'ammazzo. Dov'è? Dai. Dai, l'ultima. Ole! Wow! Ce l'abbiamo fatta anche questa. 38, dai, una buona partita tutto sommato.
per essere con lo sniper, è andata abbastanza bene. Niente ragazzi, siamo qua, 15 minuti passati più o meno adesso, ecco, di registrazione. Io spero che vi sia piaciuto il video, come al solito vi ringrazio e vi ricordo, se volete lasciare un bel mi piace. È finito anche questo Live XL, probabilmente se vi piace in futuro ogni 2-3 settimane ne farò uno. E niente, vi ricordo sempre la pagina di Facebook per stare aggiornati su nuove novità. Cosa sono novità? Ovviamente sono nuove. E niente, novità e quant'altro. Vi ringrazio ancora, qui era Ron. A presto ragazzi, ciao ciao.